Carissimi amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento di attualità ecclesiale. Oggi ci troviamo a Noto all'interno della chiesa del Santissimo Crocifisso per una occasione molto importante. Infatti oggi c'è l'inizio del nuovo anno catechistico 2023-2024 e ci sarà la messa con il mandato ai nuovi catechisti per questo nuovo anno pastorale. Ma che cosa è il catechismo? Cosa significa catechista? Cosa significa catechesi? Ecco, questo nome deriva da un verbo greco che in effetti significa istruire a viva voce. Molto spesso ci si chiede che cosa è un catechista, cosa fa il catechista. Ecco, il catechista o la catechista educano alla fede cattolica e quindi animano tutte le attività religiose, soprattutto dei bambini che devono prepararsi per la prima comunione o per la cresima, e quindi trasmettono la cultura cattolica a questi fanciulli, ma molto spesso sono anche adulti, e tra l'altro consentono di approfondire quindi l'educazione religiosa. La loro attività, come sapete, è quindi su base volontaria e si fonda su un coinvolgimento religioso convinto e molto approfondito. Infatti c'è una sorta di preparazione anche per quanto riguarda questi catechisti. Se ne è molto discusso anche nell'ultimo convegno pastorale che si è appena concluso qualche settimana fa nella diocesi di Noto. Quindi in definitiva il catechista è un ministro laico cristiano che annuncia la parola di Dio, quindi il Vangelo, e che guida in un percorso di fede che gli sono stati affidati quindi dalla Chiesa, dalla parrocchia, quindi dalla diocesi, per arrivare appunto alla prima comunione o alla Chiesa. Tra l'altro qualche settimana fa anche il Santo Padre è tornato a parlare di catechismo e della sua importanza all'interno della Chiesa, e ha detto che la catechesi non può essere come un'ora di religione, quella che si fa a scuola, ma deve essere una esperienza viva nella fede che ognuno di noi sente il desiderio di trasmettere alle nuove generazioni. Vogliamo pregare per tutti i catechisti e gli operatori pastorali della nostra comunità parrocchiale. Il Signore chiede a tutti di liberare il cuore per aprirci agli altri e all'amore di Dio che si posa su ciascuno. Stare con Lui comporta ascolto, sequela e missione, ma anche la disponibilità a lavorare con passione per la crescita del Regno di Dio e raggiungere la santità. Carissimi catechisti, siete stati chiamati dal Signore a collaborare con i genitori di questi ragazzi e ragazze per aiutare i loro figli nel cammino verso Gesù, perché lo conoscano sempre più e accolgano la sua amicizia. Pertanto siete disposti a svolgere questo compito con impegno e amore? Sì, siamo disposti. Promettete di annunciare fedelmente il Vangelo di Cristo a questi ragazzi e ragazze e condurli ad inserirsi pienamente nella sua Chiesa? Sì, lo promettiamo. Volete impegnarvi ad essere membra vive e attive nel corpo di Cristo, sentendovi sempre più partecipi alle iniziative della comunità diocesana e parrocchiale che oggi vi invia a testimoniare l'amore del Signore Gesù ai nostri ragazzi? Sì, ci impegniamo. Preghiamo. Dio Padre, che hai affidato alla tua Chiesa la missione di annunciare a tutti il Vangelo di Gesù Cristo, manda il tuo Spirito su questi catechisti perché annuncino fedelmente la tua parola a quanti hai affidato alle loro cure. Concedi loro di nutrirsi sempre del tuo Vangelo, di partecipare intensamente alla vita sacramentale, di incamminarsi sulla via della santità e di essere testimoni di carità. Infondi nei loro cuori coraggio, fiducia, speranza per l'edificazione del tuo regno. Metti sulla loro bocca la tua parola che salve, nel loro cuore atteggiamenti di umiltà, perché tu possa compiere attraverso di essi le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Adesso i catechisti pregheranno insieme questa preghiera e poi riceveranno la benedizione. Tutti insieme. Noi ti ringraziamo, Padre, per il dono del ministero del catechista che ancora oggi fai alla tua Chiesa. Aiutaci sempre a riconoscere, a cogliere e valorizzare questo dono. Fa che ogni cristiano si senta catechista e responsabile della parola di Dio, in forza della sua vocazione scaturita dal battesimo, confermata nella cresima e sostenuta dall'Eucaristia. Donaci di essere catechisti responsabili e preparati
gioiosi annunciatori e testimoni di Cristo ai fratelli, sapienti educatori nella fede dentro la vita. Servitori fedeli e santi del Vangelo di salvezza, che è per tutti gli uomini, testimoni esemplari e docili dell'amore misericordioso del Padre. Te lo chiediamo in Gesù, parola fatta carne, che vive e regna nei secoli dei secoli. E sorelle carissime, credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna? Questa è la nostra fede, la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla e ci impegniamo a testimoniarla in Cristo Gesù nostro Signore. Siamo in compagnia di due catechisti fortemente impegnati da tanti anni nella parrocchia del Crocifisso di Noto, Rosalba e Patrizia. Ecco, iniziamo da Rosalba. Che cosa significa per te essere catechista? Beh, essere catechista è una grande responsabilità, è un servizio per la mia parrocchia, è anche un incarico che ci viene dato dalla Chiesa, dal parroco, ma soprattutto, ecco, per me significa testimonianza, anche perché sposando le parole di Papa Francesco che ci ha detto, essere catechisti bisogna non tanto fare catechismo, ma essere catechisti. Questo richiede impegno, testimonianza, annuncio, perché il catechismo deve portare la parola, l'annuncio, ma soprattutto la testimonianza, che è importante, perché altrimenti noi catechisti rischiamo di essere poco credibili, perché noi ai ragazzi diamo l'annuncio, la formazione, li facciamo maturare, crescere nella fede, e dobbiamo anche fare catechismo con gioia. Questo è importante, perché i ragazzi qui scoprono Gesù, un incontro personale ma anche comunitario, soprattutto in quest'anno che è anche un anno sinodario, dove praticamente c'è incontrarsi insieme, camminare insieme. Quindi quest'anno ci auspichiamo anche di coinvolgere le famiglie, perché il cammino deve essere comunitario, insieme, non è singolo. L'incontro è singolo, personale, la risposta è personale, ma il cammino è comunitario. Quindi speriamo anche di coinvolgere quest'anno le famiglie, le nostre famiglie. Certo, questo è di fondamentale importanza. Patrizia, tu sei catechista da tantissimi anni, quindi un impegno molto importante al servizio della Chiesa. Condivido pienamente quello che ha detto Rosalba, sono parecchi anni anch'io, assieme con Rosalba e anche Claudia e anche altri ragazzi che si impegnano attivamente nella nostra parrocchia. E come ha detto Rosalba, essere catechisti è un grande impegno, è quello che ci proponiamo, ecco, di fare, essere testimoni ed evangelizzare con gioia il messaggio di Gesù. Penso che un po' tutte le cose le ha raggruppate già Rosalba, per cui sono contenta, ecco, di questo mandato, e che il Signore ci possa veramente illuminare e guidare ai nostri passi. Certo. Rosalba, quindi questo impegno anche verso le famiglie, quindi non significa catechesi soltanto ai bambini ma anche alle famiglie, sì. Riuscite a coinvolgere le famiglie? È molto più complicato oggi rispetto al passato? Allora, cosa ne pensi? Purtroppo oggi è più complicato rispetto al passato, perché le famiglie sono prese un po' da tanti impegni, tante cose, poi conciliano, essendo tutte famiglie, genitori che lavorano entrambi, quindi magari conciliano tutte il sabato e la domenica, per cui per noi diventa più difficile coinvolgere le famiglie, anche perché a volte le famiglie
famiglie anche sono quelle che trascinano i ragazzi. Ormai è il contrario, sono i ragazzi che devono trascinare i genitori in chiesa. Trascinare magari è una parola brutta, forte, però coinvolgere, ecco, le famiglie. Quindi noi facciamo affidamento sui ragazzi per coinvolgere i genitori. È difficile, ma quest'anno proprio ci siamo presi questo impegno, quello di coinvolgere le famiglie, anche perché non ci dobbiamo dimenticare che i primi catechisti sono proprio i genitori. Noi sì, qua facciamo. Ma il famoso focolare domestico, no? Benissimo, perché la famiglia è fondamentale, quindi è la base. E infatti i ragazzi il primo catechismo lo ricevono a casa, in famiglia. Certo. Patrizia, oggi i bambini sono molto impegnati durante la settimana, lezione di inglese, lezione di musica, lezione di ginnastica, però vengono molto volentieri anche al catechismo, quindi sentono questa sorta di dovere spirituale verso il nostro Signore, verso la Chiesa. Sì, non sono tutti uguali ovviamente. Quando alla base c'è la famiglia, vedi perché è importante, perché quando alla base c'è la famiglia, allora viene anche gioioso, contento a partecipare anche il ragazzino. Si ha un pochino di difficoltà quando ovviamente ci sono delle famiglie con problematiche, perché purtroppo al giorno d'oggi è una grande realtà. E quindi il ragazzino, quando si deve sbilanciare, si deve dividere in tante cose tra la mamma e il papà, con tutti poi gli impegni che ci sono, quello diventa un pochino difficoltoso. Ecco perché quest'anno stiamo cercando appunto di fare, di basarci proprio sull'impegno delle famiglie, in modo che il bambino sia di aggancio, fra virgolette, è brutto da dire, però è una realtà. Jenny, oggi hai ricevuto il mandato catechistico per il nuovo anno pastorale, il nuovo anno catechistico, un impegno molto importante. Sì, per me è un vero onore, una responsabilità e anche una gioia. Io penso che la Chiesa, la scuola e la famiglia siano le tre istituzioni basilari che formano proprio i ragazzi, i bambini che diventeranno ragazzi e che diventeranno, come ha detto anche Don Alessandro, gli uomini del futuro. Quindi essere catechista per me rappresenta una vera sfida nei confronti del futuro e delle nuove generazioni. Con l'esempio di Don Alessandro, con l'esempio del Vescovo, di tanti santi e beati, tra cui anche Carlo Acutis, il beato giovane che con il suo esempio ha dato tanta e continua a dare tanta forza ai ragazzi, ai giovani. Io credo che appunto con questi esempi cercheremo di far vivere delle esperienze sempre più innovative, sempre più importanti, che accrescono la fede dei ragazzi, in maniera che la possono portare, questa loro fede la possono portare anche nelle loro azioni quotidiane e nella loro vita, e in futuro magari diventare persone migliori e cambiare questa società e renderla sempre migliore. Certo, io tra l'altro anch'io ho avuto questo piacere di essere catechista parecchi anni fa, e la cosa bella che ancora mi capita tutt'oggi è che molti ragazzi mi incontrano e mi dicono: ah, ma ti ricordi, io sono stato da te al catechismo. Quindi anche questa è una cosa piacevole, no? Capita anche a te? Sì, io ho avuto tante generazioni, nonostante la mia giovane età, ma ho iniziato anche molto giovane a fare catechista, la catechista, prima come assistente e poi come catechista avendo dei gruppi miei personali. Ho accompagnato ragazzi alla prima comunione, alla cresima, e ora li vedo anche che sono diventati, chi è diventato ingegnere, chi è diventato architetto, insomma si sono realizzati, chi è diventata mamma, papà, insomma mi fa piacere che comunque dopo anche tanti anni si ricordano di me, mi incontrano, mi salutano, si fermano e si ricordano anche con piacere le cose che abbiamo fatto, realizzato in questa parrocchia. Quindi sì, è vero, hai ragione, condivido il tuo pensiero. Don Alessandro, oggi inizia l'anno catechistico, una missione per la Chiesa, ecco, verso i bambini, no? Certo, direi oggi in tutte le parrocchie della diocesi, per volere del nostro vescovo, è stato dato il mandato ai catechisti, inviati quindi per i nostri ragazzi a questo servizio per l'iniziazione cristiana, per l'iniziazione anche alla vita sacramentale e per, ecco, diventare discepoli di Gesù. È un impegno che richiede responsabilità, formazione, ma abbiamo catechisti pieni di tanta buona volontà, desiderosi anche di fare questo servizio ai più piccoli. Certo. Tra l'altro il nostro vescovo Salvatore Romeo ha dato anche un messaggio di augurio per l'inizio di questo anno catechistico. Sì, proprio ieri è stato mandato questo messaggio dove il vescovo sprona appunto i catechisti a rendersi disponibili ad annunciare il Vangelo ed essere anche testimoni con la loro vita, perché un catechista anzitutto deve essere coerente tra ciò che professa con la fede e ciò che poi vive concretamente. Quindi io direi l'esempio anche serve a trascinare questi ragazzi, a portarli sulla via del Signore.
Certo. Don Alessandro, è importante anche il coinvolgimento delle famiglie. Voi come parrocchia riuscite in questo intento tramite ragazzi coinvolgere le famiglie? Ci stiamo lavorando, certamente. Bisogna partire dalle famiglie, perché il primo catechismo si fa in famiglia. Papa Francesco parla del dialetto della fede, cioè quella lingua materna del padre e della madre attraverso cui si comunica la fede. Per esempio il bambino al quale viene insegnato il segno di croce o il Padre Nostro, non sono i catechisti a farlo, sono i genitori. Quindi la fede nasce in famiglia. Dobbiamo lavorare, stringere questa alleanza con le famiglie e far sì che, ecco, anche le famiglie vengano formate all'educazione, ecco, alla fede. Tra l'altro anche il Vescovo di Noto, Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Romeo, in occasione dell'inizio dell'anno catechistico ha voluto dare, consegnare ai ragazzi e quindi anche ai loro catechisti un messaggio di augurio per questo inizio del nuovo anno catechistico 2023-2024, e quindi augura che questo percorso dietro a Gesù, docili all'ascolto e capaci di un cuore aperto per quanto riguarda l'irruzione della grazia per una nuova primavera di fede, speranza e carità, sia proficuo sia per i catechisti, ma anche per i ragazzi, ma anche per tutti i genitori.